sarebbe un patto tornare a investire in un'attività che già da 2-3 anni che si stava trascinando, diciamo, con l'acqua alla gola, con un milione di problemi che ci sono. Quindi secondo me un buon 50% di quelle che ci sono nei centri urbani, tipo Bastiglia e Buonporto, scompariranno. Perché hai le spalle larghe, non hanno la forza per investire e soprattutto non c'è la possibilità. Io ho una macelleria San Felice, dopo il terremoto ho messo sui 70-80 mila euro per poter ripartire, ma di tasca mia. Zero contributi, niente di niente. Ma qui tutti hanno fatto questo. Cioè, per dirti che anche solo un negoziante, cioè, le spese sono quelle lì. Il centro Monforte, ci sono i piccoli negozianti storici che subiscono l'apertura di due mega centri commerciali e quindi loro in questa situazione cosa dicono? Cioè, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo. Ma non solo, già i 2-3 anni che si stanno trascinando perché la situazione è quella che è. Andare avanti. Ci vuole un pazzo adesso tornare a investire per aprire un'attività che tu sai già che comunque... Quindi le partite IVA 50% fallout. Fabio Ranieri, territorio martoriato questo del modenese, tra terremoto 20 mesi fa e ora questa alluvione inaspettata, ma insomma che ha creato molti disagi, molti danni. Cosa si può fare? Ma guarda, il problema più grosso e il dramma più grosso è quello della indifferenza di certa politica. La regione, dopo aver avuto il problema del terremoto un anno e mezzo fa, evidentemente non ha ancora capito qual è la gravità di queste situazioni. La gente adesso, abbiamo fatto un giro, erano tutti arrabbiati per essere stati lasciati soli, soprattutto. Purtroppo quello che è successo è grave e sanno benissimo a cosa stanno andando incontro, però si sono rimboccati le maniche grazie anche ai volontari e stanno cercando di rendere al meglio l'abitazione che hanno. Il dramma, dicevo, è la rabbia della gente nei confronti della politica. La politica nazionale se n'è altamente fregata, non ha detto nulla di questo, forse e per fortuna, perché c'è stato solo un morto in questa situazione. La regione non ne parla, non ha stanziato nulla, ha detto solo che forse faranno un rinvio di 6 mesi del pagamento delle tasse e contributi. Mi sembra assolutamente un'alta presa in giro questa. Non si può rinviare come hanno fatto col terremoto e poi farle arrivare tutte nello stesso momento, quindi oltre al danno la beffa. Qui ritorniamo a rifare gli stessi errori. Quello che noi diciamo è che daremo battaglia a tutti i livelli, dai consigli comunali, dove siamo in minoranza soprattutto, alla regione, in tutti i livelli, per cercare di fare in modo che qualcuno apra gli occhi e capisca che questa situazione non può essere lasciata così allo sbando. Il terremoto dell'Aquila, le alluvioni della Sardegna sono tutti fatti che sono stati trattati in modo completamente diverso rispetto a quello che è successo qua. Noi forse siamo un'Italia di serie B, perché noi ci riteniamo di serie A più, loro sono di serie B, ma questi governanti devono capire che finché l'Italia è unita, cosa che noi speriamo ancora per poco, devono garantire e gestire le situazioni nello stesso modo. Questi territori già martoriati da un terremoto 20 mesi fa subiscono anche questa ulteriore calamità. Che si aggiunge a una situazione già critica, il problema è che purtroppo siamo in mano della burocrazia. La burocrazia non è più comandata dalla politica e quindi si subiscono omissioni di interventi, di manutenzione, e purtroppo si arriva sempre dopo che i disastri sono accaduti, non si fa mai prevenzione adeguata, nonostante le denunce che la politica fa, perché come Lega Nord un anno fa presentammo in regione una denuncia proprio che andava a sottolineare quella che è la gravità di questa zona in termini proprio di tenuta idraulica di alcuni corsi, di alcuni asini. E questo è il risultato. Poi li paghiamo decine di migliaia di euro al mese, sono tutti ingegneri, ripeto, i burocrati che vanno bene in biblioteca ma che non conoscono il territorio e non sanno neanche più che differenza c'è tra una quercia e un castagno. Mauro Manfredini, un territorio già in ginocchio per il terremoto del 2012, adesso proprio sdraiato dopo questa alluvione. Evidentemente si guarda, anzi, due terremoti, una tromba d'aria ed oggi abbiamo avuto l'alluvione. Una cosa qua, come puoi vedere, qui oggi si è liberato da un paio di giorni, però è stato tutto sommerso d'acqua, 1,5 metri di acqua nelle case, in sostanza un dramma per veramente le famiglie che già stanno subendo per i fatti del terremoto. Qui la regione purtroppo... Parole, anche questa mattina siamo intervenuti pesantemente verso alla manutenzione, perché qui è una cosa che si poteva evitare. Già nel 2011 avevamo fatto una risoluzione che era stata, diciamo così, votata da tutta l'unanimità, dove andavamo a chiedere più soldi all'AIPO, che è quello che fa le manutenzioni sia al fiume Po che al fiume Panaro e anche al Secchia, dove purtroppo è successa questa catastrofe. È 10.000 ettari allagati, 10.000 ettari, e purtroppo la manutenzione non è stata fatta come doveva essere fatta.
Noi stamattina abbiamo ribadito in assemblea che è una vergogna e auspichiamo che Errani riesca a capire che deve far vedere tutto quello di rimborsi, di tutto il danno che hanno subito, perché oltre al mobilio di casa, che è tutta roba che poi, come andremo a vedere, è da buttare, ma ci sono anche le macchine, l'agricoltura, cioè anche le stesse macchine che in una famiglia hanno un paio di macchine a testa che erano parcheggiate fuori o dentro il garage, chiaramente sono inutilizzabili, tutta roba che va buttata via in rottamazione. Ecco, questo è stato un danno veramente molto 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 grave, anche in seguito appunto che si stava per uscire dal terremoto, però qui oggi come oggi ci troviamo al punto di partenza, se non peggio.